This is working. Okay. So, we are going to start. Bene, iniziamo. Signore e signori, è con gran piacere, è per me un onore ritrovarmi qui con voi per la sessione scientifica del congresso ECTRIMS. Sono Bruno Stankov, sono neurologo a Parigi, in Francia, sono anche ricercatore e sarò il presidente di ECTRIMS nei prossimi anni. Sono lietissimo di essere qui con voi. È la terza volta che organizziamo queste giornate dedicate ai pazienti subito dopo l'evento ECTRIMS. Si tratta di un evento in crescita e davvero commovente. Ringraziamo tutti voi che siete qui in gran numero, imponente. Un breve excursus storico. Abbiamo iniziato quando ci siamo resi conto che qui si parlava tanto di scienza, di medicina, ma che avevamo bisogno urgente di dare una semplice informazione concisa alle persone che sono le più importanti, le persone che convivono con la patologia, ossia voi. Abbiamo iniziato l'evento, il primo evento è stato più ristretto e ci siamo resi conto che l'interesse era crescente nel corso degli anni e a mo' di informazione vi dico che non siete tutti qui in sala, c'è anche tanto pubblico da remoto, 2000 persone che partecipano a questo evento online. Quest'anno abbiamo un pochino cambiato il formato. L'anno scorso abbiamo fatto delle presentazioni scientifiche che riassumevano le cose dette durante il congresso. Era alquanto complessa la cosa e stavolta, quest'anno, appunto poi vi presenterò il nostro panel, ma ci sarà una sorta di dibattito. Crediamo che sarà più semplice, più informativo per voi. Quindi non esitate, dopo o anche durante l'evento, a fare domande o a dirci che cosa ne pensate, perché ci adatteremo rispetto a quello che voi ci direte. E ringrazio la società qui presente e tutti coloro, tutti i partner che vedete qui in questa sala. E brevemente concludo questa breve introduzione e do la parola al presidente di questa sessione di ECTRIMS, che è anche presidente dell'unità per sclerosi multipla e disturbi neuroinfiammatori. Grazie di aver concepito questo evento. Grazie Bruno di questa gentile introduzione. E sono neurologo di Copenaghen. È stato per me un piacere essere il presidente in queste tre giornate di riunione di ricerca che abbiamo tenuto. Il mio compito è semplicissimo. Devo dire benvenuto a tutti voi. L'ho detto innanzitutto in danese, la mia lingua. È un piacere salutarvi. Bruno ha ricordato che è la terza volta che si tiene questa giornata della comunità dei pazienti ed è la terza volta che ci vediamo qui a Copenaghen. La prima volta è stata nel 96. La storia della ricerca sulla sclerosi multipla a Copenaghen è lunga.
negli anni 50 del secolo scorso, la società di sclerosi multipla danese fu fondata con brillanti ricercatori che hanno cominciato a investigare le ragioni per cui le persone si ammalavano. La scoperta è stata fatta qui a Copenaghen. Il primo studio sull'interferone è stato condotto qui a Copenaghen, quindi è un grande retaggio di ricerca innovativa che viene qui presentata e discussa a Copenaghen. Pertanto, è in questo spirito che oggi avremo occasione, per le persone che convivono con la sclerosi multipla, avremo occasione di discutere quali sono le nuove scoperte, quali saranno le loro conseguenze per chi vive con la malattia e le loro famiglie. Dopo queste brevi parole introduttive, vi saluto ancora qui e sono certo che la discussione sarà brillante e avvincente. Do la parola ai moderatori. Innanzitutto, benvenuti all'evento per la comunità dei pazienti del 2024. Mi chiamo Brack e vi saluto vengo dall'Australia, in realtà, da un posto molto lontano, e ho cominciato ad occuparmi di comunicazione con l'obiettivo di colmare il divario tra chi si occupa di ricerca e arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi. Ed è straordinario. Date un'occhiata alla sala tutto intorno e vedrete tutte le persone che sono venute qui a Copenaghen a partecipare a questo evento. È straordinario il vostro numero. E ci congratuliamo con voi. Questi eventi accadono grazie alla vostra dedizione, alla vostra perseveranza nello spingere avanti la comunità della ricerca affinché noi comunichiamo con voi, le persone che hanno l'impatto diretto. Siamo emozionati di tenere questo evento e abbiamo concepito una struttura diversa che speriamo vi piaccia. Fateci sapere che cosa ne pensate, dateci il vostro feedback, perché faremo del nostro meglio per concepire l'evento ideale per voi. Quindi, faremo oggi? Nella sessione 1 avremo 6 argomenti principali che sappiamo che sono di grande interesse per chi vive per chi convive con la sclerosi multipla e altre patologie neurologiche. Quindi inizieremo con una breve introduzione di ciascuno di questi 6 temi e poi ci sarà il panel che discuterà a partire da quello che abbiamo detto nella conferenza. Alla fine di ciascun argomento ascolteremo le vostre domande, che si possono fare anche online, e i partecipanti risponderanno. Alla fine di ciascuna sessione ascolteremo le vostre domande. Ci sono 400 persone qui presenti, è straordinario il vostro numero, e poi c'è un numero immenso, 2.000 persone che sono con noi da remoto. Benvenuti tutti voi. Quindi, senza ulteriore indugio, addentriamoci nel cuore del primo argomento. E prima di farlo, un attimo, faccio un passo indietro e vi saluto il panel delle persone che abbiamo qui oggi. Queste persone le ringrazio tantissimo perché hanno accettato di venire. Sono delle persone straordinarie. Questo sottolinea l'impegno della comunità della sclerosi multipla per questo evento. Inizio dalla sinistra, Tim Cozzi, presidente della società statunitense sclerosi multipla, Marlene Kaplan-Kruger, presente, poi c'è Melinda Maghiari, direttrice del registro della sclerosi multipla danese, poi abbiamo già presentato Bruno Stankov, Martin Toré,
professoressa di neurologia in Spagna, e naturalmente Mitzi Joy Williams, neurologa del Centro di Sclerosi Multipla degli Stati Uniti. Un eccellente panel. Dunque, primo argomento, il titolo non si vede qui, ma lo conosco, è la remielinizzazione. Quindi, mettiamolo in un contesto prima di passare l'argomento al panel. Ci sono tutta una serie di nuovi trattamenti che possono impedire nuovi danni oppure rallentarli, ma nessuna terapia che sia in grado di riparare la mielina. È per questo che la remielinizzazione è importantissima. Questo vuol dire che sarà la svolta nella sclerosi multipla. Noi speriamo di poter restaurare le funzioni con la remielinizzazione. Quindi, Tim, che cosa ne pensi della situazione in generale per il 2024? Bene, grazie. Sono felicissimo di essere con voi. Brad ha detto che questa è la nuova frontiera. Una delle cose che mi ha emozionato per questa conferenza è che noi sappiamo che il corpo è in grado di autoripararsi, anche il cervello. Non ero qui 20 anni fa per ECTRIMS, ma adesso abbiamo visto che ci sono delle cose inimmaginabili e nel campo della ricerca. Ma adesso abbiamo dei trial clinici che sono stati testati, valutati. L'aspetto importante, il messaggio che portiamo a casa dalla conferenza è che abbiamo trattamenti e sappiamo come usarli, ma sottolineare l'importanza di avere trattamenti che blocchino il danno, perché riparare il danno quando le cellule nervose della mielina devono essere riparate è più difficile, quindi è necessario avere dei trattamenti che blocchino la patologia e proteggano il cervello quando esperisce il danno associato alla sclerosi multipla. Quindi creare un ambiente adeguato. Nella conferenza abbiamo sentito parlare di stadi primari, di molecole valutate, e ci sono delle possibilità per le persone oggi. Abbiamo avuto dei trial e abbiamo imparato come usare i trattamenti in combinazione soprattutto con altri trattamenti. Beh sì, Bruno, tu sei venuto anche tu a discutere di questo tema. Sì, è una questione delicata. E la ricerca è stata biologica soprattutto, ma abbiamo tanto sentito anche parlare dei meccanismi del cervello, di autoriparazione. E adesso le cose appaiono più chiare. Quello che abbiamo mostrato qui sono i progressi. Le cellule hanno un ruolo chiave nel processo di riparazione e possiamo lavorare con farmaci mirati, perché la rimielinizzazione è una questione che riguarda l'ambiente. Tim ha ricordato che i neuroni devono essere riparati, ma c'è bisogno anche di un ambiente propizio, come di consueto. E questo ambiente propizio dipende dai macrofagi. Questo è un po' tecnico, però nella sessione della rimielinizzazione abbiamo parlato di questi farmaci del futuro mirati. Poi, come condurremo questi trial? Non è una domanda molto semplice. Non è la stessa cosa che evitare la recidiva. Stiamo facendo progressi in termini di esiti con effetto neuroprotettivo di un farmaco o di rimielinizzazione. E gli studenti Bayongs hanno
sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale per catturare il processo di rimielinizzazione. Poiché abbiamo potenziato questo strumento, saremo in grado di sviluppare il processo. Dunque, dove ci troviamo in questo momento? Abbiamo potenzialmente vari farmaci che potrebbero essere usati in trial, disegnati appositamente. Ricordo che qualche tempo fa c'era un farmaco di cui purtroppo mi è sfuggito il nome, e c'erano tanti farmaci potenziali che potevano essere utilizzati. E noi pensavamo, ecco, come possiamo utilizzarli. Adesso abbiamo un trial piccolino nelle dimensioni, ma molto promettente, e noi speriamo che questo possa accelerare l'applicazione dei nuovi farmaci alla vita reale. Bene, c'è una domanda che è arrivata online e ve la trasmetto. Non è semplice, ma è importantissima, magari potete rispondere. Perché noi vogliamo mettere tutto nel contesto di che cosa vuol dire questo per il pubblico. Quindi, tanti progressi sono stati fatti a livello di controllo del processo di riparazione. Stiamo iniziando dei trial clinici in quest'area, quindi tutta una serie di persone ci chiede qual è il quadro temporale, l'arco temporale per poter vedere finalmente una terapia efficace per la remielinizzazione. Oddio, sì, è una domanda terribile, perché è difficile per noi rispondere. Dipende da quanto potente sarà il primo set di farmaci che testeremo. Non parliamo di decenni, attenzione. Stiamo cercando di fare del nostro meglio per accelerare. Stiamo facendo uno sforzo internazionale, ECTRIM insieme a partner, NMS, eccetera. Organizziamo riunioni per accelerare il processo. Come possiamo condurre dei trial? E questa collaborazione internazionale è il meglio che possiamo fare per portare avanti e dire: non ci vorranno dei decenni, ma degli anni. Io vorrei aggiungere una cosa. Nella ricerca c'è sempre un'altra componente. Le cose più difficili sono sempre le prime. L'abbiamo visto con l'immunomodulazione. Quando ho iniziato a lavorare con questa patologia non c'erano trattamenti ed era persino impensabile concepire un trattamento. Quando ci siamo resi conto che era un processo infiammatorio e abbiamo iniziato con i primi farmaci antinfiammatori, e c'è stato un processo a cascata, ed è qui che ci ritroviamo adesso con il processo di remielinizzazione. Siamo ai primi passi e speriamo che vedremo un'altra volta questo effetto domino non appena avremo meglio compreso il meccanismo. Che cosa accade? Se non comprendiamo che cosa accade in questa patologia, è difficile invertire il processo. Quindi ci vorrà un po' di tempo, è un processo difficile. La cosa positiva è che noi adesso sappiamo molto meglio che cosa sta accadendo, e sono convinta che questo avrà uno degli aspetti più concreti. Per riprendere quello che hanno detto gli altri panelist, vi è un aspetto che dobbiamo prendere in considerazione. Essenzialmente, tutto il processo viene accelerato da quello che viene fatto anche da ECTRIMS, i trial clinici,
durano 2 o 3 anni, è così che di insolito avvengono, però le opportunità che esistono di collaborazione, di condivisione delle informazioni su quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, è un processo che deve essere molto più veloce, grazie al fatto che gli scienziati si incontrano e le conoscenze su quelle misure, quelle terapie che funzionano o non funzionano, ebbene queste informazioni vengono fatte circolare più rapidamente, quindi quello che richiedeva vari anni adesso magari richiede mesi o solo un anno, quindi questa collaborazione è sicuramente auspicabile. È difficile accelerare il processo scientifico, ma una cosa che noi possiamo fare come organizzazione è accelerare l'organizzazione. E questo mi fa pensare che appunto la speranza è adesso che la riammodernizzazione non richieda decenni ma anche anni, e appunto speriamo appunto che alla futura ECTRIM verrà presentato il trial medico di fase 3. Sì, molto possiamo dire su questo argomento, ma nell'interesse del tempo dobbiamo passare al successivo, ossia le terapie emergenti, e ci concentriamo nello specifico sulla sclerosi multipla progressiva. Ebbene, sono stati fatti dei progressi nel trattamento della sclerosi multipla, tuttavia noi sappiamo che ancora molto deve essere fatto. Sappiamo che alcune persone che convivono con la sclerosi multipla non rispondono alle terapie, continuano quindi a essere soggetti a una progressione della malattia. Noi sappiamo anche che purtroppo ci sono poche opzioni di terapie approvate, ed è questo un settore sul quale noi ci stiamo concentrando molto anche a livello di conferenze. E quindi Mar, magari do a lei la parola affinché introduca questo argomento. Sì, abbiamo appreso moltissime lezioni per quanto riguarda la sclerosi multipla progressiva. La cosa migliore è prevenirla, questo l'abbiamo appreso. Quindi una diagnosi precoce e una terapia rapida e precoce rappresentano elementi fondamentali, l'abbiamo visto, perché in questo modo possiamo anche ritardare di decenni la progressione della malattia. Quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento è questo: possiamo incrementare la nostra riserva funzionale, anche in questo modo ritardiamo la progressione. E abbiamo visto che è possibile per l'appunto aumentare questa riserva funzionale con il moto, l'esercizio fisico, la dieta, esercitando anche le nostre facoltà cognitive. Quindi tutto questo aumenta la nostra riserva. Anche la socializzazione è estremamente importante, perché anche questo per l'appunto va a arricchire la nostra riserva. E cosa avviene quando invece ci troviamo già in quella fase? Sappiamo che riducendo l'infiammazione la progressione si rallenta. Quindi anche in questo caso, anche nella fase progressiva, se noi per l'appunto eliminiamo l'infiammazione abbiamo dei risultati, quindi è fondamentale. E infine per coloro che hanno progressione invece senza infiammazione, bene, per queste persone c'è un dibattito più aperto su quelle terapie che possono essere di aiuto o no. E questa mattina ho sentito parlare di un risultato di fase 3 molto positivo con un farmaco, piccolo diciamo, quando dico piccolo significa che può superare il CNS e quindi raggiungere il sistema nervoso centrale. Quello che abbiamo visto è solo un primo flash, diciamo, però il primo risultato primario è stato per l'appunto un ritardo nella progressione, quindi questo obiettivo è stato raggiunto. Quindi rispetto al placebo, questo farmaco sembra ridurre del 30% la progressione delle disabilità. Naturalmente questo è un trial di fase 3. Quindi vari pazienti sono già stati reclutati all'interno di questo trial. Vi sono alcuni aspetti che non abbiamo ancora compreso bene di questo primo risultato, perché questo per esempio non ha portato ad una riduzione dell'atrofia generale del cervello.
e noi di solito associamo le due cose. E altro elemento è che questo medicinale, questo farmaco, non sembra avere effetto antinfiammatorio. Quindi ha sì un effetto per quanto riguarda la progressione, ma non agisce direttamente sul processo acuto infiammatorio. E quindi vi sono queste due componenti e dobbiamo approfondire questi risultati, perché devo dire che abbiamo visto questa mattina per 6 minuti le diapositive, quindi un risultato l'abbiamo visto, ma senza averlo potuto approfondire. Comunque, questo è un risultato promettente, perché noi volevamo per l'appunto avere un farmaco che potesse intervenire proprio quando si tratta di progressioni senza ricadute, perché è qui che abbiamo più difficoltà quando vogliamo cambiare per l'appunto l'evoluzione naturale. Sì, vorrei aggiungere qualcosa a quello che Mara ha detto molto bene. Quando si parla delle giornate del paziente e queste attività che si tengono, io cerco sempre di sottolineare, lo dico a tutti i pazienti quando parlo, che vi sono delle cose che anche voi potete fare per prevenire la progressione della malattia. Talvolta viene diagnosticata per l'appunto la sclerosi multipla, ci si sente disperati, ci sono anche delle ricadute, ma noi stiamo scoprendo sempre di più come la modifica dello stile di vita, una vita più sana, non solo ci permettono di avere un aspetto più sano, ma i dati mostrano che di fatto l'atrofia cerebrale si riduce o si rallenta se la dieta è equilibrata, si riduce lo stress, si esercita anche il fisico, quindi si fanno delle attività fisiche. Quindi qualcosa è da dire, da ricordare questo. Sì, ci sono sicuramente delle ricerche e dei farmaci promettenti, ma vi sono anche molte cose che voi stessi potete fare, oltre al fatto di recarvi naturalmente dal medico e prendere tutti i medicinali che vi vengono prestiti. Quindi molto potete fare per aumentare la vostra riserva, per tutelarvi contro la progressione e quindi migliorare la vostra situazione. Sì. Lei ha dato una risposta prima ancora che io formulassi la domanda, ossia per quanto riguarda progressione per l'appunto senza ricadute, e lei ha già parlato dello studio che è stato presentato oggi. Quindi passiamo all'argomento successivo, che sono i fattori di rischio. Sappiamo che la sclerosi multipla, bene, tutti qui lo sanno, ebbene, vi sono vari fattori di rischio genetici e ambientali che possono aumentare il rischio di sviluppare la sclerosi multipla. Negli ultimi 2 anni tutti voi avete sentito parlare del virus Epstein-Barr, EBV, che sembra essere per l'appunto il fattore di rischio principale per la sclerosi multipla, ma noi vogliamo comprendere meglio questi fattori di rischio, perché questo ci può permettere di sviluppare delle strategie per prevenire la sclerosi multipla e per sapere meglio anche che cosa avviene e quindi prevedere delle terapie più mirate. Bruno, inizierei con lei, se ci può dare un'introduzione sulla situazione attuale per quanto riguarda la comprensione di questi fattori di rischio. Sì, è fondamentale questo argomento, perché quanto prima noi ci rendiamo conto dei fattori di rischio e possiamo diagnosticare la malattia, meglio naturalmente possiamo agire. Quindi possiamo ritardare quantomeno la progressione della malattia. Adesso stiamo esaminando i fattori di rischio, il campo globale che si apre, che noi possiamo pensare di prevenire la malattia. Questo è un obiettivo che possiamo prevedere per il prossimo futuro. Quindi uno dei primi passi, e se ne è parlato peraltro in modo approfondito durante il convegno, è descrivere le prime fasi della malattia per capire bene che cosa avviene all'esordio, quindi i primi eventi che forse possono addirittura prevenire, diciamo anticipare la malattia, e poi sapere quali sono i meccanismi che espongono ad un rischio maggiore di sclerosi multipla. E durante gli ultimi anni abbiamo compreso moltissimo, soprattutto nel corso di questo convegno, devo dire.
Perché da un lato è l'elemento genetico, non è una malattia genetica, intendiamoci, però l'ambiente genetico di ogni individuo può di fatto presentare dei rischi di contrazione della malattia, diciamo, in quanto il sistema che abbiamo a livello genetico, quindi il nostro corredo genetico, può diciamo, essere in qualche modo più predisposto. E noi abbiamo fatto dei progressi nella comprensione di questi fattori. Poi vi sono altri aspetti che direi più ambientali, essenzialmente l'infezione, direi questo è il più importante. E il lavoro sull'EBV è fondamentale. Qui iniziamo a capire come l'EBV, quindi il virus Epstein-Barr, interagisce sul nostro organismo. Non è la causa diretta assolutamente, ma è un fattore di rischio. E dobbiamo anche vedere come il genoma dell'EBV può intervenire. Abbiamo visto che vi sono vari ceppi di virus con livelli di rischio variabili. Quindi alcuni ceppi del virus EBV possono rappresentare fattori di rischio molto alto. Quindi adesso siamo in una fase in cui possiamo prevedere una scala da 1 a 2050 per quanto riguarda il fattore di rischio, tenendo conto di fatto della correlazione tra l'individuo e il virus. Quindi stiamo aprendo un capitolo di ricerca molto importante. Poi vi sono altri fattori di rischio che sono ambientali, l'intossicazione da tabagismo naturalmente. Non sono gli unici neanche questi, ovviamente, ma sono importanti e dobbiamo quindi comprenderli sempre meglio. E molte comunicazioni, tra l'altro, risultano essere molto promettenti. Sì, un'altra domanda. In quanto direttrice del registro danese della sclerosi multipla, quanto è importante il registro per quanto riguarda per l'appunto la capacità che ha di raccogliere i dati e quindi di stimolare la ricerca? Questi registri sono fondamentali perché vi sono delle informazioni, per esempio nel nostro registro danese, fondamentali perché noi per 70 anni abbiamo seguito la popolazione, quindi possiamo tornare indietro e vedere qual è la differenza tra coloro che hanno sviluppato sclerosi multipla e quelli che invece non l'hanno sviluppata. E poi questo va correlato ai fattori di rischio. In questo modo possiamo effettivamente anche guardare a livello di pubertà, come il sovrappeso nella pubertà ha inciso poi sulla malattia o meno, cioè ha portato alla malattia o meno, o è stato un fattore di rischio. Quindi è molto importante avere queste informazioni. Si vorrei aggiungere che il registro danese è, diciamo, fa invidia a tutta la comunità internazionale. Sì, magari qualcuno qui ha contribuito ad arricchire questo registro. Ecco, si è parlato dell'EBV e ho una domanda piuttosto difficile, ma c'è molto interesse da parte del nostro pubblico sul vaccino EBV e le possibilità che in futuro questo vaccino possa prevenire la malattia. Qualcuno vuole intervenire? Molte grazie, grazie di questa domanda. Sì, naturalmente rappresenta un'opportunità, è evidente. Idealmente, probabilmente non è possibile sviluppare la malattia senza essere entrati in contatto con il virus EBV, ma abbiamo bisogno di dati e adesso ci sono dei trial che ce li forniranno. Questa è un'ottima informazione perché questi vaccini sono in fase di sviluppo e i primi trial sono in corso, stanno iniziando. Ebbene, non è facile perché l'infezione da EBV può avvenire ovunque e a qualsiasi fase della vita, anche quando si è bambini. E quindi bisogna vedere per l'appunto se si possono vaccinare quelle persone che sono già state infettate. Ci sono molte domande, comunque questo campo di ricerca è molto ampio. E anche in questo caso ci saranno delle informazioni che nel prossimo futuro ci daranno dei risultati.
Sì, vorrei aggiungere che una delle cose che ci ha permesso di apprendere il Covid è come fare i vaccini. Adesso abbiamo una tecnologia fantastica che può essere utilizzata per altre malattie come l'EBV, per esempio, e questo è stato un elemento di accelerazione. Possiamo essere a questo punto fantasiosi, immaginativi e testare i vaccini in modo tale che non sarebbe stato pensato o possibile immaginare solo 4-5 anni fa. Quindi speriamo di poter mettere in campo delle soluzioni a breve. E non siamo gli unici ad essere interessati ad un vaccino EBV contro l'EBV, perché l'EBV è correlato a moltissime altre malattie, anche a livello ematologico. Quindi tutta la comunità medica si impegna fortemente a cercare di raggiungere questi risultati. Non siamo gli unici. Next topic. Adesso passerei alla prossima tematica, ossia gestione dei sintomi. Ah, tra l'altro l'evento viene registrato e quindi potrete rivederlo anche successivamente. Per quanto riguarda la gestione dei sintomi, sono stati fatti dei progressi nelle terapie. Sappiamo che le persone che vivono con la sclerosi multipla comunque risentono di vari sintomi, come per esempio l'astenia, disordini cognitivi, incontinenza, problemi di salute mentale, che chiaramente hanno un impatto sulle loro attività quotidiane. Noi continuiamo a cercare di gestire al meglio e trovare modi per gestire al meglio questi sintomi e permettere una migliore qualità di vita. Ebbene, la gestione dei sintomi ha svolto un ruolo fondamentale anche nel corso della conferenza e vorrei dare la parola a Mizzi per intervenire su questo punto. Sì, ci sono state delle sezioni fantastiche, io non ho potuto andare a tutte, però non so, per esempio il sonno, sintomi relativi al sonno, e questo è un problema per moltissimi dei nostri pazienti. Una delle difficoltà è che spesso i sintomi possono essere multifattoriali, quindi vi sono molti elementi che possono causare dei sintomi e la terapia per attenuare un sintomo può accentuare altri sintomi. Quindi non so, talvolta ci sono dei medicinali che causano stanchezza, fatica, oppure cerchiamo di trattare un sintomo fatica e creiamo problemi a livello di sonno. Quindi i pazienti devono essere in contatto con il neurologo e anche con il medico di famiglia per trovare migliori farmaci. Si parla molto anche di cognizione, se ne è parlato anche nel corso della conferenza. E spesso, ben presto nella malattia, ci sono problemi a livello cognitivi. Allora noi cerchiamo di capire come la cognizione può peggiorare nel corso della malattia. E questa può essere anche una misura della progressione, ossia il disturbo cognitivo e la progressione dei disturbi cognitivi. È importante avere degli strumenti che i neurologi possono utilizzare per monitorare, e anche il paziente a quel punto può sapere che i disturbi cognitivi, il declino cognitivo può dare la misura della progressione della malattia. Si vorrei aggiungere che questo è anche uno sforzo che potremmo fare, ossia inserire quindi nel registro i sintomi per permetterci una migliore misurazione della progressione, e questo può essere anche utilizzato per misurare l'efficacia del trattamento. Vorrei aggiungere che vi è un'evidenza sempre maggiore relativa all'efficacia del moto, dell'esercizio fisico, della riabilitazione, del movimento, della socializzazione. Sono tutti fattori che abbiamo un po' trascurato, soprattutto i neurologi hanno trascurato. E invece adesso abbiamo dei dati che dimostrano che con un maggiore esercizio fisico si può ridurre l'astenia, la stanchezza e anche la depressione e anche il dolore. La socializzazione è fondamentale a sua volta. Tutti questi risultati sono stati presentati e
E se si combinano tutti questi elementi, la dieta, l'esercizio fisico, la socializzazione, vediamo un effetto di miglioramento. Quindi siamo sempre più consapevoli del fatto che non dobbiamo pensare solo ai medicinali, ma anche a tutti questi interventi non farmacologici. Sì, vorrei dire che nella vita quotidiana una grande parte del tempo tra il paziente e il neurologo è bene, si parla delle varie terapie, ma non dobbiamo dimenticare di parlare anche dei problemi sintomatici, per esempio disturbi del sonno e astenia. Spesso non vengono trattati in modo sufficiente quando il paziente si rivolge al clinico. Invece dovrebbe farlo, perché ci sono delle soluzioni per ridurre l'insonnia, per capire perché vi è questa insonnia oppure questa stanchezza eccessiva. Quindi nel corso della visita con il medico, appunto, è importante che il paziente ne parli. E un cambiamento del nostro pensiero diretto al fatto che non si vuole attendere troppo, per esempio non si inizia la riabilitazione quando si è persa la mobilità e bisogna ripristinarla. Adesso parliamo di preservazione, quindi mi ricollego un po' a quello che lei diceva all'inizio. Noi adesso cerchiamo di conservare le funzioni prima di perderle. Sì, ne ho parlato anche con vari colleghi. Quest'idea di preabilitazione è molto importante. Se pensiamo a qualcuno che si sta preparando per un'operazione chirurgica, ecco, se viene rafforzato, se fa esercizio il più possibile, allora questo è utile perché nel post-operatorio più facilmente riesce a riprendersi. Quindi pensare alla sclerosi multipla, riflettendo proprio su quello, cercando sin dall'inizio di far sì che il paziente sia nella migliore forma possibile senza attendere per l'appunto la progressione, questo è ideale. Bene, continuiamo passando al prossimo elemento ed è la modifica dello stile di vita. Quindi cambiamenti della vita, dello stile di vita sono fondamentali. Il desiderio che le persone che vivono, che convivono con la malattia, la possano controllare, questo è il primo desiderio. Quindi naturalmente l'alimentazione e il moto, l'esercizio fisico, sono strategie fondamentali che si sono rivelate efficaci. E stiamo discutendo adesso di quali sono le maniere migliori. Inizio con Malena, perché sarà interessante ascoltare Malena il suo parere. Grazie, sì, è importantissimo e penso che tutti sarete d'accordo, tutti coloro che sono in questa sala, perché apprezziamo se tutti i trattamenti medici farmacologici che ci vengono somministrati, ma vorremmo anche noi contribuire, dare al nostro cervello, al nostro sistema immunitario le condizioni migliori per non farci ammalare e farci persino guarire. E questa conferenza è molto interessante quando si parla di gestione dello stile di vita. L'elemento importante che emerge dalla conferenza è che nel mondo medico c'è grande sensibilità su questo argomento. Quindi possiamo ricevere degli orientamenti su come avere uno stile di vita migliore. Ho assistito ad alcune sessioni che riguardavano proprio questo. Ce n'era una stamane sulla riabilitazione fisica e cognitiva. Abbiamo l'evidenza oggi che l'esercizio fisico aiuta, il moto migliora le capacità fisiche, ma anche la funzionalità cognitiva. Ci sono indicazioni su questo, anche se è meno solida l'evidenza. Quindi la riabilitazione cognitiva
È un altro aspetto importantissimo. Poi c'è stata sempre oggi una sessione molto interessante sull'alimentazione. Come possiamo aiutare al meglio il nostro corpo? Il 60%, adesso non mi correggo, era il 40% dei pazienti delle persone che convivono con la sclerosi multipla hanno cercato di cambiare la loro alimentazione. La notizia non tanto incoraggiante è che non ci sono ancora evidenze solide sulla specifica raccomandazione di una dieta, di un tipo di alimentazione. Quindi la raccomandazione specifica era nutrirsi in maniera sana, gestire bene il peso, non essere neanche sottopeso. Questo era il messaggio fondamentale. Naturalmente è meglio il moto dei supplementi alimentari. Poi c'è stata una presentazione sul pesce e sull'olio del fegato di pesce, che è stato presentato uno studio sull'olio di pesce poliinsaturato che però non si dimostravano effetti. Ma il pesce è comunque un alimento sano, ci sono molte ragioni per mangiare il pesce. C'è stata una sessione sul sonno, quanto sia importante il sonno, le abitudini sono difficili da cambiare, ma il messaggio fondamentale era: il sonno è importante, altrimenti vi sentirete esausti durante la giornata, soffrirete di sonnolenza. Un'altra cosa riguardava il microbiota, i microorganismi, e su questi abbiamo acquisito rispetto a qualche anno fa tantissime conoscenze, e i pazienti di sclerosi multipla hanno un microbiota diverso da quello delle persone sane, con pro-infiammatori molto più presenti e anche meno organismi immunoregolatori. Forse non è tanto semplice da cambiare con lo stile di vita, però alimenti probiotici, verdure, fibre, eccetera. Poi ho sentito parlare anche di altri alimenti qui, è molto interessante quando si parla di fattori che riguardano lo stile di vita, massima sensibilizzazione. Volevo aggiungere qualcosa. Sì, è molto interessante per me parlare, apprendere di questi fattori di stile di vita, perché in tutto lo studio della medicina ho passato solo 2 settimane a parlare di alimentazione ed è importantissimo sentire che ci sono degli studi su questo, sottolineando l'importanza. C'è la medicina, è importante, ma è importante anche il nostro comportamento. Possiamo migliorare noi stessi la nostra salute, questo sottolinea che ci sono delle cose che le persone che convivono con la malattia possono fare loro stesse. E c'è un altro aspetto importante. Ciascuno ha una storia personale, ci sono delle persone che riescono meglio a seguire una dieta anche a livello di esercizio fisico, moto. Per alcuni può essere andare a fare jogging, per altri semplicemente camminare. Quindi la cosa importante è farlo diventare un'abitudine e capire qual è la ricetta, tra virgolette, che va meglio per noi. Un'altra cosa che ho dimenticato di menzionare erano le comorbidità, le ecopatologie, che potrebbero non avere impatto diretto sulla sclerosi multipla, ma naturalmente se riusciamo ad evitare l'ipotensione, il diabete e il colesterolo, i valori del colesterolo sballati, è molto meglio. Questo è molto importante, in particolare nella popolazione
anziana, è fondamentale questo. Io direi che abbiamo tanti dati sul problema del tabagismo, le conseguenze del tabagismo, che aumenta la progressione, diminuisce la capacità di restaurare i tessuti, abbiamo tanti dati su questo. La buona notizia è che quando si smette di fumare, alcuni sintomi sono reversibili, per cui per favore smettete di fumare. Messaggio importante. Un'altra cosa che è emersa è che tutte le persone che vivono con la malattia sono diverse, sono 3 milioni di persone in tutto il mondo che soffrono di sclerosi multipla. E questi studi, tanti studi hanno dimostrato che fattori come il genere, la razza, l'appartenenza etnica, l'età, le determinanti sociali hanno un forte impatto sugli esiti sanitari per le persone che vivono, sul successo delle terapie per chi convive con la malattia. E comunque i trial, le coorti per i trial non sempre riflettono queste differenze tra la popolazione. Sì. Ci vorrebbe un'ora per parlare di questo, ma il tempo non c'è. C'è una cosa che mi appassiona, e io vivo in Georgia, nel sud degli Stati Uniti, e la popolazione dei miei pazienti non è corrispondente a quella che ho appreso a scuola, perché sono donne nere, giovani. Ma io credo che questo rifletta il fatto che il volto della sclerosi multipla sta cambiando nel corso del tempo. Sentiamo, apprendiamo sempre di più di questa malattia nelle varie regioni del mondo. Dobbiamo essere sicuri che il trattamento sia mirato alle persone, per esempio un background etnico diverso, una persona che è ultra 55enne, oppure popolazione pediatrica, quindi diversificare la ricerca clinica per essere sicuri che quando approcciamo i pazienti abbiamo quantomeno dei dati, delle risposte affinché siano compresi nei dati che noi abbiamo per comprendere meglio quale farmaco. Sì, intervengo io perché il registro è fondamentale. Raccogliere i dati su una popolazione selezionata e combinarla tra i vari paesi, possiamo avere dati su questi segmenti di popolazione sottorappresentati e capire quali sono le problematiche diagnostiche. Poi, per la popolazione danese, per esempio, vediamo livelli di istruzione diversi che possono influenzare il trattamento. Quindi l'informazione che riusciamo a avere a seconda della nostra istruzione, l'alfabetizzazione che abbiamo. Una delle sessioni più interessanti cui ho partecipato era quella di stamane, quando c'erano neurologi di tutto il mondo riuniti che spiegavano quali sono le problematiche della diagnosi tra Estremo Oriente, Asia, Africa, Russia, eccetera. Quindi era molto interessante perché ti rendi conto di quanto sia importante la diagnosi differenziale, che in Europa è più semplice, ma loro si trovano di fronte veramente a delle difficoltà nella diagnosi differenziale e sono tante le cose che dobbiamo imparare. Bene, stiamo ricevendo un sacco di domande dal pubblico da remoto, in particolare sul concetto età anziana, perché quando si arriva in età anziana si è esclusi dai trial. Cambierà la situazione per le persone che convivono con la sclerosi multipla? Tim, vuoi rispondere tu? Bene, è una questione molto importante. Nella conferenza abbiamo parlato
proprio di questa situazione, all'inizio di quest'anno la metà delle persone che hanno sclerosi multipla, che convivono con la malattia negli Stati Uniti, hanno più di 55 anni. Questa è una sfida per la comunità, perché a livello di invecchiamento non abbiamo riflettuto su questo, non comprendiamo come i trattamenti si modifichino nelle persone più anziane, ci sono, aumentano i casi di sclerosi multipla. Quindi, i trial sono disegnati per le persone più giovani e si vuole una popolazione specifica per i trial e non si tiene in considerazione il fatto che i più anziani potrebbero contribuire. Quindi dobbiamo cambiare atteggiamento a livello di autorità normative, dobbiamo riconoscere che in alcuni esempi anche persone ultra 65enne potrebbero partecipare a un trial, ma magari non rispondono a un farmaco e non hanno un beneficio, non contribuiscono. Quindi queste sono le sfide che hanno le aziende, ma si mettono in difficoltà se procedono così. Quindi dobbiamo parlarne però, dobbiamo confrontarci con questo come comunità e la cosa più importante è coinvolgere i pazienti. Troppo spesso si prendono delle decisioni tra di noi senza parlare con i pazienti, invece dobbiamo ascoltare le voci di tutti. E volevo aggiungere, per mettere agli atti, che avere 55 anni non vuol dire essere vecchi. Beh sì, noi abbiamo lo stesso problema anche nell'età estrema, abbiamo anche tanti bambini e con sclerosi multipla e trial per questa fascia di popolazione è importante, lo stesso vale per i più anziani. Dobbiamo riflettere a nuove maniere di ricevere dei dati su questa popolazione, combinare i trial classici più inclusivi che abbracciano varie caratteristiche, combinare con aspetti della vita reale, quando parliamo di nuovi design per i trial, per combinare per esempio con i dati del registro, si possono ricavare tante informazioni. Sì, senz'altro, per le ragioni di sicurezza erano quelle per cui i trial si bloccavano all'età di 55 anni. E poi abbiamo deciso di inserire quelli fino ai 65 anni. Invecchiare con la sclerosi multipla dopo i 55 e i 65 anni, ecco, abbiamo bisogno di un numero maggiore di dati per questa fascia di pazienti. Parte del dibattito riguarda oggi capire se nella popolazione che invecchia, se dobbiamo mantenere l'immunosoppressione a lungo o se non sia meglio fermarsi. L'abbiamo visto con il Covid, che in ultima analisi il nostro sistema immunitario non si comporta allo stesso modo quando invecchiamo e quindi reagisce di meno e può subire un numero maggiore di infezioni. Questa è un'informazione importante di cui non disponevamo in passato con le società nazionali di sclerosi multipla. Abbiamo organizzato un dibattito su quando fermare il trattamento. Non vale per tutti, dipende dal farmaco, dipende dal paziente, dalle patologie correlate, dalle comorbidità.
È un argomento che è emerso di recente, è nuovissimo. Bene, e adesso passiamo al pubblico. Avete ascoltato tante questioni negli ultimi 50 minuti. È venuto il momento di fare le vostre domande. Ci sono delle persone che girano per la sala con i microfoni. Prego. Volevo fare un passo indietro e chiedervi: quale trattamento è quello del futuro? Si tratta di un trattamento periodico o una tantum? Come pensate che andrà la ricerca farmacologica? Quindi, se sarà simile a quello che abbiamo adesso o una terapia, una tantum piuttosto. One hit. Bene, si può dire che il prossimo futuro non prevederà un unico trattamento per tutti, ma una sequenza che possiamo proporre ad una persona conformemente alle sue caratteristiche. Il punto centrale è intervenire al più presto possibile, adattarsi alla risposta, adattarsi ai rischi, adattarsi all'evoluzione della malattia. Se la persona invecchia, se ci sono dei rischi specifici. E inoltre il futuro prevederà nuove possibilità. Noi potremmo avere un farmaco che blocchi la progressione, e quando applicheremo questo non lo sappiamo ancora. Ma questi farmaci si aggiungeranno a quelli che abbiamo già adesso, ed è importante lavorare a seconda del profilo del paziente. Forse, probabilmente in futuro saranno approvati nuovi farmaci e noi dobbiamo proporre la sequenza migliore per ottimizzare i rischi e i benefici. E la Società Nazionale organizza una riunione molto importante con un semplice obiettivo: curare la sclerosi multipla. E hanno detto ci sono tre fattori importanti da considerare: bloccare la malattia. E restaurare. E ciascuno di questi punti ha un approccio diverso. Porre fine alla malattia. Per porre fine alla malattia potremmo lavorare con i vaccini. E abbiamo parlato di remielinizzazione. E per bloccare la malattia, come diceva Bruno, non c'è un farmaco per tutti. Abbiamo sentito parlare della necessità di prevenire l'infiammazione fin dall'inizio ed è qualcosa che sappiamo come fare. E adesso magari forse abbiamo anche delle opzioni per trattare la fase progressiva, che è la cosa più difficile. Abbiamo una domanda? Prego. Buongiorno, mi chiamo Susanna. Non ho preparato una domanda specifica per oggi, quindi non sarò organizzatissima nella mia presentazione. Tra l'altro la mia lingua madre è il danese. Cercherò quindi di esprimermi comunque in inglese. Ci sarà qui con me una signora che eventualmente mi aiuterà con quelle parole che mi sfuggono in inglese. A breve, questo mese, compirò 52 anni e nel novembre 2015 ho avuto diagnosi. Attacchi di sclerosi, you know, with the attacks, yeah.
Not the progressive, of course. Di una tipologia per l'appunto di sclerosi multipla. E per i primi 2 anni e mezzo, 3 anni, steps of the disease in my second attack. C'è stata una progressione della malattia. Durante il mio secondo attacco potevo solo stare a letto e respirare. Riuscivo a masticare alcuni alimenti, ma non riuscivo io stessa a essere autonoma, a mangiare, andare in bagno, eccetera. Quindi ho dovuto dipendere in toto da mio marito e anche dai miei figli. I have the most wonderful doctor in il medico più fantastico, il neurologo più fantastico che potessi avere. La prima volta che l'ho incontrato mi ha detto che si trattava di un CIS e quindi avrei dovuto attendere un secondo attacco, una seconda ricaduta per parlare di sclerosi multipla. Poi nel 2016 sono andata 4 giorni a sciare, per la prima volta nella mia vita in realtà, divertentissimo, e mi sono detta non ho nulla, non ho la sclerosi multipla. È stato solo un episodio, ma poi nel marzo 2016 ho iniziato a sentire dolore alla schiena, sempre più forte, ed è stato proprio in quell'occasione che, come vi dicevo, non ero in grado di fare nulla, non riuscivo neanche a camminare in casa. Poi nel 2017 il fisioterapista, you know, when you run on a mi ha detto, thank you. And I couldn't walk without my rollator. Ho dato degli esercizi, ma io non ero in grado neanche di camminare, quindi mi chiedevo come posso utilizzare questa macchina che lei mi dice che devo utilizzare. Ma lui mi ha dato sicurezza, mi ha detto: io sono qui, ti sorreggo se tendi a cadere. E io l'ho fatto 2 chilometri all'ora, probabilmente era un treadmill. E per l'appunto lui era vicino a me. E io ho camminato per 5 minuti, 2 chilometri all'ora. E per me quella ha rappresentato una vittoria. E da allora mi aiuta nei miei esercizi. Training when you stop the actually today I walk. Oggi sono in grado di camminare da vari anni, vado anche a cavallo, faccio esercizio fisico, non ho più stanchezza, ho ripreso la mia vita, ho ripreso in mano la mia vita. I think it's very wonderful to listen to all of you. E ascoltare tutti voi è fantastico, anche vedervi tutti qui. Brings me some hope. Perché questo sicuramente mi dà speranza. We have to work together, all of us. E dobbiamo lavorare insieme tutti noi. E dobbiamo anche osare parlarci. Io sono veramente spaventata. Rischio addirittura di svenire, ma devo parlare, anche voi dovete farlo. Non so quale sarà la terapia, quale sarà la cura che funziona per ognuno di voi, so quello che funziona per me, e il prossimo mese io chiederò al mio neurologo di cambiare la cura, perché io sono in grado di guarirmi. Ho interrotto lo sviluppo e l'anno scorso lui mi ha detto: se continuo a fare quello che io sto facendo, di fatto posso aver fortuna, la mia sclerosi può veramente non progredire più. Quindi questa è la mia storia. Sì, molte grazie per aver condiviso questa storia.
Questo è un messaggio molto importante che riprende un po' quello che noi dicevamo per quanto riguarda il cambiamento dello stile di vita. Questa storia mostra che le persone possono inserire l'esercizio fisico, uno stile di vita diverso. Può sembrare difficile, però è possibile e i neurologi possono sicuramente contribuire a facilitare questo progresso. Poi, quanto è importante per le persone avere trovato una formula che funziona? Sì, nel nostro centro una cosa che funziona moltissimo è la passeggiata nordica. Abbiamo anche dei pazienti che vengono al nostro centro e c'è un posto per l'appunto dove si può stare nel verde e si può camminare anche con gli amici. Questa è la strategia di riabilitazione che ha maggiore successo, che io conosca. Sì, ed è molto importante che le persone abbiano la percezione di poter fare qualcosa loro stessi e non dipendere solamente dalla terapia. Quindi in questo modo si assume la responsabilità della propria patologia e si fa del proprio meglio. E allora c'è la sinergia giusta. Sì, nell'interesse del tempo prendo solo una domanda, poi abbiamo 10 minuti di pausa. Comunque alla fine ci saranno 30 minuti di networking e avrete quindi la possibilità di fare le vostre domande anche in quel momento. La domanda per favore col microfono. Sì, la mia domanda è questa. Abbiamo parlato di prevenzione grazie a un migliore stile di vita e a una dieta più adeguata. Abbiamo parlato anche di riabilitazione per il declino cognitivo. Abbiamo qualche studio, qualche raccomandazione per quanto riguarda la prevenzione dei problemi cognitivi? E c'è qualcosa che può contribuire? Perché alcuni di noi hanno delle limitazioni di tipo fisico, per esempio nella deambulazione, e questa dieta è molto utile, e anche l'esercizio, ma è possibile creare una sorta di prevenzione, un programma di prevenzione cognitivo, invece di attendere solo la riabilitazione? Sì, il nostro cervello, come il resto del nostro corpo, va praticato, va esercitato, quindi dobbiamo esercitare le nostre capacità cognitive e quindi imparare ogni giorno cose nuove e fare esercizi cognitivi. Sfidare il cervello, uscire un po' dalla zona di comfort, è un po' come l'esercizio fisico. Se ci si limita a fare quello che facciamo bene a nostro agio, probabilmente non otteniamo grandi risultati. Noi vogliamo creare questa riserva, per cui quando si invecchia, ecco, bisogna esercitare sia l'aspetto fisico che l'aspetto cognitivo. Sì, sono d'accordo, mantenere il cervello attivo, così come avviene col corpo, si parlava di esercizio fisico, quindi praticare nuovi hobby per qualcuno, imparare una nuova lingua è una sfida adeguata, leggere ovviamente, quindi non essere, diciamo, un pantofolaio e guardare solo la televisione, ma no, invece anche conversazioni, nuova lingua, ecco, tutto questo può effettivamente mantenere attiva la nostra mente ed è qualcosa che possiamo fare proattivamente piuttosto che attendere il declino e poi ricorrere alla riabilitazione. E ci sono anche dei trattamenti che possono essere prescritti sotto forma per l'appunto di prevenzione cognitiva. Quindi si può fare uno sforzo. Possiamo immaginare altre attività che in realtà funzionano come medicine. Sì, moltissime sono le tematiche interessanti, però purtroppo adesso dobbiamo fare 10 minuti di pausa. Vi incoraggio comunque di venire in contatto con noi e parlare con noi e avremo una seconda sessione con un panel totalmente diverso. Per adesso ringraziamo questo nostro panel per i fantastici contributi.
Certo.
Am I live? Yes. All right, if I can encourage everyone to vorrei invitare tutti quanti a prendere posto perché cominciamo la sessione numero 2. So for session two, per la seconda sessione approfondiremo tutta una serie di tematiche nuove, i nuovi criteri diagnostici della sclerosi multipla, la sclerosi multipla pediatrica, l'infermieristica e concluderemo con MOGAD e le malattie e disordini della neuromielite ottica. Ebbene, noi già durante la conferenza ci siamo concentrati, la conferenza scientifica, su questi aspetti. Ebbene, siamo adesso alla seconda sessione, secondo panel. Abbiamo qui con noi tutta una serie di persone. Bruno, che rappresenti anche alla sessione 1, Sumera, che è qui con noi, Romain, Kumaran, KJ, Finn, che ricorderete perché ha aperto i lavori, e Kira, coprono tutta una serie di competenze che hanno attinenza con le tematiche trattate, come potete vedere dalle diapositive. Ecco, vedete ora le immagini che rappresentano i panelisti. Ebbene, iniziamo con i nuovi criteri diagnostici. Se ne è parlato moltissimo nel convegno ECQIMS 2024. Continuiamo a fare dei progressi sia a livello di conoscenze che di tecnologie, e la revisione dei criteri diagnostici, cosiddetti McDonald's, sono veramente importanti affinché per l'appunto questi criteri possano essere ancora pertinenti e appropriati. Questi criteri consentono ai clinici di diagnosticare in modo precoce la sclerosi multipla, e sappiamo che questo è molto importante per una gestione precoce della malattia. È molto importante quindi essere in grado di distinguere anche la sclerosi multipla rispetto ad altre malattie simili. Quindi iniziamo con questa tematica e vorrei dare a Finn la parola per avviare questa discussione. Sì, un'ottima introduzione. È già stato detto perché i criteri sono così importanti. Se ne è parlato anche 15 minuti fa. Bene, è stato detto dalla partecipante che inizialmente si pensava che la sua fosse una sindrome clinicamente isolata, e poi dopo dal 2017 ha avuto una diagnosi diversa. E se ci fossero stati criteri più adeguati di diagnosi, la diagnosi anche per questa persona sarebbe stata più precoce. Quello che è auspicabile è avere dei criteri che consentano una diagnosi accurata e precoce. Vi sono molti aspetti tecnici che riguardano questi nuovi criteri che ci consentono con maggiore certezza di dire presso una persona anziana che presenta sclerosi multipla, possiamo dire che si tratta di sclerosi multipla molto specifica, non caratteristica, sulla base per l'appunto dei criteri diagnostici, perché vediamo delle lesioni legate per l'appunto alla sclerosi multipla. Quindi è importante avere una diagnosi più precisa, e la vediamo, e questo è particolarmente importante per le persone non più giovani. Vi è un aspetto che è veramente rilevante. La diagnosi precoce, anche per chi ha visto che vi sono dei cambiamenti encefalici, l'ha visto attraverso la risonanza magnetica. Ebbene, dobbiamo ricordare che la sclerosi multipla non adesso può avere una diagnosi sui cambiamenti biologici nel cervello e nel midollo spinale. E questo rappresenta veramente un miglioramento rispetto al passato, perché finora molti è stato detto sì, lei ha qualcosa, vediamo qualcosa
nelle immagini, che potrebbe diventare sclerosi multipla. Non è ancora sclerosi multipla, ma quando intervengono i sintomi la diagnosticiamo come questo, ma non è logico. Quindi avere un quadro biologico per la diagnosi della sclerosi multipla può non sembrare così interessante, ma è veramente una svolta. Bene, vorrei chiedere anche a Bruno di dire qualcosa. Sì, ottimo riassunto. La percezione che io ho è questa. Questi sono nuovi criteri, ma ne avevamo già di precedenti, quindi questi nuovi possono essere una sorta di scatola degli attrezzi da utilizzarsi in quelle specifiche condizioni, ma anche in generale a tutti e non solo ad alcuni gruppi. Quindi fare la distinzione, per esempio, tra la sclerosi multipla recidivante e progressiva, noi possiamo utilizzare questi strumenti, nuovi strumenti diagnostici in una fase molto precoce, quando appunto vediamo qualcosa che non è ancora clinico, e Finn diceva anche che possiamo applicare questi criteri a pazienti più anziani. Quindi questa scatola degli attrezzi ci dà più specificità. Noi quello che vogliamo è avere una diagnosi precoce, ma che non sia falsa. Non vogliamo diagnosticare una sclerosi multipla quando questa sclerosi multipla in realtà non c'è. Ecco perché abbiamo rinnovato e adattato i criteri. Adesso non vogliamo approfondire i dettagli, però l'idea che sottende a tutto questo è avere una scatola degli attrezzi generale che può essere applicata in modo più ampio, non solo alle varie età, ma anche alle varie regioni del mondo. Naturalmente noi continueremo ad operare per cercare di sfidare e quindi migliorare questi criteri, ma in generale quello che volevamo raggiungere era proprio questo, avere una scatola di attrezzi che potesse funzionare per tutti. Sì, una domanda che viene dal pubblico è se per l'appunto la neurite ottica sarà inclusa tra questi criteri. Sì, quando diagnostichiamo la sclerosi multipla cerchiamo l'interessamento di quelle aree che sono caratteristiche per la sclerosi multipla e possiamo avere le varie lesioni del cervello che sono del midollo spinale e nel corso degli anni si è parlato molto di inserire anche il nervo ottico, perché sappiamo che il 20% dei pazienti con sclerosi multipla come primo sintomo hanno la neurite ottica, ma finora è stato incluso come ricaduta questo sintomo, ma non come area caratteristica. Adesso invece sì, è la quinta caratteristica della sclerosi multipla. Ma questo significa che dobbiamo anche essere più accurati nella diagnosi della sclerosi multipla, perché una lesione del nervo ottico non è qualcosa di specifico alla sclerosi multipla. Ci sono altre malattie simili, per esempio, per l'appunto, i disordini della neuromielite ottica e il MOGAD, che possono anche avere la neurite ottica. Quindi c'è il rischio di avere una diagnosi erronea di sclerosi multipla se si considera solo la neurite ottica. Quindi è molto importante tener conto anche degli altri aspetti, degli altri criteri, per evitare di giungere a conclusioni errate. So, moving on to our next topic. Passiamo adesso al punto successivo, ossia la sclerosi multipla pediatrica. Noi sappiamo che sono stati effettuati degli studi che suggeriscono che circa 30.000 bambini e adolescenti in tutto il mondo vivono con la sclerosi multipla e si pensa che sia in realtà una sottostima rispetto alle cifre reali. Purtroppo il numero di trattamenti approvati per la sclerosi multipla pediatrica è veramente limitato e noi sappiamo che adesso la diagnosi avviene in modo più precoce, quindi che questi individui devono convivere con la malattia per un periodo più lungo. Quindi è molto importante gestire in modo efficace e precoce la malattia. Vorrei iniziare con lei, se mi può dire qual è la situazione per quanto riguarda la sclerosi multipla pediatrica, Romain.
Vi sono molti aspetti che sono stati trattati nel corso del convegno. Bisogna innanzitutto dire che la sclerosi multipla pediatrica è un'insorgenza, è una malattia rara rispetto a quella degli adulti, quindi i nuovi criteri che sono stati inseriti devono essere convalidati anche per l'età pediatrica, perché come ha detto Bruno, noi cerchiamo di fare la diagnosi su un numero più elevato possibile di persone in modo precoce, ma dobbiamo anche selezionare i pazienti specifici. Questo significa che dobbiamo avere il livello giusto di specificità ed è questo che va ricercato. Perché, come ha detto il collega, si può avere una neurite ottica, quindi ci potrebbe essere una sclerosi multipla, ma nei pazienti pediatrici sono molte le malattie che iniziano così, non necessariamente per l'appunto sclerosi multipla, NMOSD o MOCARD, quindi questo è un aspetto importante da ricordare. E poi vi sono degli aspetti relativi alle terapie, se ne è parlato moltissimo quando si parla di bambini. Tutti hanno paura quando si parla di farmaci da utilizzare per l'età pediatrica, perché per l'appunto ci devono essere degli studi per approvare dei farmaci. E poi ci dovrà essere ancora un altro trial clinico che deve replicare il precedente, quindi di fatto si perde tempo. Adesso noi stiamo pensando a dei trial che magari includano anche dei pazienti pediatrici. E cerchiamo anche dei marker in realtà per la sclerosi multipla pediatrica, in quanto vogliamo avere una diagnosi precoce per iniziare quanto prima con la terapia. Anche questo per noi è molto importante per l'età pediatrica, quindi noi seguiamo questi studi e nel corso del convegno se ne è peraltro parlato. Dunque, una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato a livello di trattamenti nella sclerosi pediatrica e che è molto simile a quella negli adulti ad onset. Quindi se vediamo qualcosa che ha funzionato nell'esordio per gli adulti, potrebbe funzionare anche per i minori. C'è qualcuno di voi che abbia qualche riflessione in merito? Dunque, nella sessione precedente abbiamo parlato di qualcosa di attinente. Abbiamo bisogno di una maniera diversa per approvare farmaci in altri tipi, altri gruppi di popolazione. Lei l'ha detto, probabilmente la stessa biologia, lo stesso meccanismo, quindi abbiamo bisogno di dati, certo, dati in merito alla sicurezza, perché sono piccolini, hanno reazioni diverse, quindi la farmacocinesi, eccetera. Quindi dimostrare che la stessa biologia ha lo stesso effetto ci fa perdere tempo. E per i bambini che convivono con la sclerosi multipla è un grosso problema. L'altra questione è che la ripresa nei bambini dopo un attacco è molto buona. Sono rari i pazienti nella nostra coorte che non abbiano questo. La cosa principale è che i bambini sono attaccati a livello cognitivo e poiché sono a scuola, sono stimolati continuamente, noi vediamo che però è difficile mantenere l'aspetto cognitivo. Altra cosa importante è, sì, sono d'accordo, abbiamo bisogno di replicare questo tipo di studi. Il bambino più giovane a 2 anni e gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Quindi
che facciamo? Di solito i bambini avevano più di 10 anni. Che facciamo quando un bambino è così piccolo? Si tratta di una malattia rara, ancora più rara per i bambini che hanno meno di 2 anni. La presentazione clinica è diversa nei bambini. Quindi i bambini ovviamente hanno bisogno di un trattamento. Come ho detto, il meccanismo di ripresa è molto diverso. Bene, credo che sia una questione importante ed anche difficile. Riassumendo quello che è stato detto, quali suggerimenti possiamo dare ai bambini che convivono con la sclerosi multipla pediatrica? È terribile avere una diagnosi di questo tipo in giovane età. Quando annunciamo la diagnosi, durante la degenza, ecco, il bambino viene ricoverato perché ha un attacco, è in degenza, e a quel punto noi facciamo l'annuncio. Con questa credo che sia la maniera migliore per comunicare, perché come sapete, quando ci richiamo dal bambino ci sono i due genitori accanto al bambino, e quando entriamo nella stanza non è il bambino che parla con noi, non è l'adolescente, ma sono i genitori che si rivolgono a noi e ci chiederanno qual è la diagnosi, che sta succedendo, spiegacelo. Questa è la prima cosa. Quando vengono nel mio studio ci sono 3 sedie di fronte a me. C'è la mia scrivania e dietro ci sono i genitori. E di solito il figlio è seduto dietro ai genitori, il bambino o la bambina. E quando vedo questa situazione, la prima domanda che faccio la faccio al minore, per sapere come stai con questa diagnosi. Come ti senti? E di solito il bambino o la bambina rispondono: sto bene, non so che cosa ci faccio qui. La persona che comincerà, che scoppierà a piangere e farà tante domande, uno dei genitori. È molto importante includere il minore nell'annuncio e nel processo di comunicazione. È più semplice durante la degenza ospedaliera, perché rispondo alle domande dei genitori e poi vado a parlare con il minore. E invece, se faccio l'annuncio in studio, saranno scioccati e potrebbero non recepire. Il compito principale è quello infermieristico. Io faccio la parte scientifica, ma per me la questione della degenza e la situazione in degenza è più semplice, perché le infermiere, gli infermieri fanno il loro lavoro, quindi avranno già trasmesso questa informazione. Durante la visita allo studio la situazione sarà diversa, perché noi di solito diamo un'ora di tempo a disposizione, un'ora per comunicare ai genitori, poi al bambino, quindi noi, e poi di solito chiediamo loro di tornare, se hanno compreso la diagnosi, qual è il follow-up da dare. E questo, c'è l'idea di questi genitori che avranno paura,
e il bambino potrebbe pensare, ecco, è meglio che non mostro i miei sentimenti per non avere la mia paura, i miei sentimenti, per non spaventare i miei genitori, per cui creano una barriera e tutti dicono no, va tutto bene. Abbiamo circa il 40% di minori adolescenti che hanno sintomi da ansietà o depressione. Quindi, quando la patologia, ecco, a seconda della severità della patologia, abbiamo discusso che tipo di attività si può fare, si possono fare per limitare i danni e poi ci scusiamo, c'è stata un'interruzione nell'audio, non sentivamo più. Riprendiamo la traduzione. Quindi l'importante è che la comunicazione sia adatta ai destinatari. Veniamo all'ultimo, al prossimo punto, ed è quello dell'assistenza infermieristica specializzata. Noi sappiamo dai dati che gli infermieri hanno un ruolo fondamentale nelle persone, per le persone che convivono con la malattia, e chi abbia un rapporto con degli infermieri specializzati avrà un esito diverso. Una delle problematiche è che l'accesso agli infermieri specializzati varia a seconda del luogo del mondo in cui ci troviamo. Quindi qualche anno fa avevamo meno sessioni su questo aspetto, adesso ne abbiamo tre. Per parlare di questo, il nostro audio si interrompe continuamente, ci scusiamo. Grazie dell'apprezzamento. Io vengo dall'Australia. Sono infermiera in Australia e è importante avere accesso ai pazienti nel loro ambiente. Circa abbiamo 1.500 persone che hanno partecipato a questo studio e ci hanno detto che avevano accesso, il 50% aveva accesso a personale specializzato. E inizialmente pensavamo che fosse un problema di città e zone rurali, avevamo le città in Australia che sono piuttosto nelle zone costiere, mentre al centro del paese la popolazione è più isolata, ma in realtà l'accesso al servizio infermieristico era molto diversificato. Degli studi dimostrano che noi, che le persone che hanno accesso a infermieri specializzati hanno un
In the Australian research project, they actually showed that patients that had È tornato l'audio. Le persone che avevano una relazione lunga con il personale infermieristico avevano migliori esiti. Quindi noi ascoltiamo, facciamo il viaggio con i pazienti. E i pazienti ci dicono, bene, come sta tuo nipote, eccetera. Quindi questa è l'idea. Io mi impegno per far questo, l'accento a quello che noi facciamo per creare una buona relazione, dare ai pazienti delle strategie e per aiutarli a prendere in mano la situazione, per avere gli strumenti ed usarli bene, per gestire la propria vita, per viverla al meglio, convivendo con la malattia. E quindi c'è un'altra cosa, ho sentito gli Emirati Arabi che c'era una persona che lavorava come infermiera e mi parlava delle sue esperienze per vedere che nonostante le differenze nel pianeta abbiamo tante cose in comune. E l'obiettivo principale siete voi, voi pazienti, siete al centro di tutto quello che discutiamo, di quello che riguarda le terapie, le nostre strategie. È emerso chiaramente nella sessione dedicata all'assistenza infermieristica. Vogliamo comunicare insieme, avere un atteggiamento collaborativo e una distribuzione equa dell'accesso per tutti. Bene, su questo volevo dire, le due sessioni in cui abbiamo sentito parlare del ruolo del personale infermieristico sono state fondamentali. È importante definire qual è questo ruolo che è così importante e questo collegamento. E può essere difficile quando la situazione nel mondo è comunque diversa. Abbiamo lavorato anche con tanti infermieri dell'Australia che hanno fatto questo report parlando dei benefici per i pazienti che emergono dalla relazione con un infermiere specializzato. Quindi noi vorremmo mirare adesso ad avere un report simile, perché non abbiamo dati di questo tipo. E dal nostro canto, molti infermieri specializzati in sclerosi multipla hanno anche altri ruoli, sono specializzati anche in altre patologie neurologiche. Quindi è una questione di tempo, di risorse a disposizione, di fondi. Ma, ripeto, enfatizziamo il ruolo del personale infermieristico. E io ho fatto ricerche dal punto di vista professionale, quindi ho due aspetti che riunisco in me, l'importanza di fare ricerca ed io mi fido più dell'infermiera che incontro più spesso del neurologo, posso parlare con lei o con l'infermiere. E gli infermieri devono essere presenti, devono sostenere la comunità delle persone che convivono con la malattia. Quindi raccogliere i dati, avere i report, e abbiamo bisogno di un numero maggiore in Irlanda. Siamo ben al di sotto delle raccomandazioni dell'Unione Europea. E poi c'è la questione dell'advocacy. C'è bisogno di alzare la voce, di far capire che abbiamo bisogno di infermieri specialistici e che i pazienti lo dicano, che si facciano sentire. Dunque, se hai la fortuna di avere accesso con il
di avere accesso al personale infermieristico specializzato, potresti parlarne anche con il neurologo per il follow-up, per la continuità, perché sappiamo che nel settore sanitario il tempo è un fattore chiave e l'accesso non è lo stesso per tutti. Stiamo tutti mirando comunque a questo obiettivo. C'è tutta una serie di domande di persone che credo che qui abbiate già risposto. Nell'interesse del tempo continuiamo in modo da avere poi al termine le domande dal pubblico. E nella sessione 2 adesso passiamo a NMOSD e MOGAD. Quindi parliamo di queste malattie che sono malattie autoimmunitarie che causano un danno alla mielina, quindi anche la neuromielite ottica e il MODAC. Il MOGAD, la diagnosi precoce è fondamentale, come abbiamo detto, e il trattamento farmacologico. Nel 2024 abbiamo avuto il martedì, il giorno prima della conferenza, dedicato esattamente a queste due patologie e alla sclerosi pediatrica. Samara, do innanzitutto a te la parola. Ascoltiamo il tuo parere su quanto è importante per te quanto sono importanti per te queste patologie. Ecco, mi sentite bene? Mi chiamo Samara. Quindi. Yes, cool. Okay, raise your hand. Make some alzate noise la mano if you have NMOSD. Se avete NMOSD. E MOGAD, quante persone hanno MOGAD qui nel pubblico? Bene, bene, benvenuti. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Brian, devo dire, 10 anni fa, quando mi hanno detto che avevo la neuromielite ottica, nessuno ce l'aveva e tutto quello che leggevo su internet era tremendo, era una sentenza di morte. 10 anni dopo ci troviamo al convegno più grande del mondo e abbiamo non soltanto un'intera giornata dedicata alla neuromielite ottica e al MOGAD, ma c'è anche una giornata dedicata ai pazienti di queste patologie. Ci dà tanta speranza e ci ispira profondamente. I ricercatori sono dediti ad aiutarci, questo è fondamentale. Ringrazio di aver dato una piattaforma così importante a questa nostra patologia. E è così importante per noi pazienti e i nostri partner terapeutici stanno apportando tanto beneficio. Alzate la mano se questa è la prima volta che partecipate a una giornata con i pazienti. E la prima volta che ho visto altri pazienti è stato 8-9 anni fa e questo ha cambiato il mio viaggio nella malattia, perché convivere con queste patologie ha un effetto non soltanto su di noi, ma con le nostre famiglie. Per cui grazie di essere venuti qui di venerdì pomeriggio, grazie di dedicarci il vostro tempo, grazie a questi meravigliosi panelist che sono qui, grazie a Bruno e a Mark per la vostra visione. Molte grazie. Ebbene, ci può dire quali sono stati gli aspetti più importanti per quanto riguarda
i recenti sviluppi nella ricerca di queste condizioni. Ebbene, innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli organizzatori per questa opportunità, perché effettivamente scambiare esperienze e conoscenze è fondamentale. Per quanto riguarda quello che lei ha detto, questa riunione, questo convegno ECTRIMS è stato fondamentale, e nella pre-day abbiamo trattato anche le malattie di anticorpi anti-MOG e la neuromielite ottica. Quindi è stato molto importante mettere la luce, rivolgere i riflettori verso queste malattie così rare. È importante per la comunità scientifica, per i pazienti, è importante anche condividere i nostri dati e le nostre conoscenze su queste malattie così rare. Poi, come detto anche su Mara, devo dire che durante le riunioni più classiche noi trattiamo anche gli aspetti relativi al MOGAD e l'NOMSD, perché vi sono sì degli aspetti comuni, ma vi sono anche delle differenze per quanto riguarda il rischio di disabilità e il trattamento. Quindi è molto importante, perché per l'appunto talvolta le terapie che vengono utilizzate per la sclerosi multipla non servono, anzi possono essere anche pregiudizievoli per chi ha invece lo spettro e i disordini della neuromielite ottica. Quindi nuovi criteri di diagnosi per questa malattia, per la neuromielite ottica, sono fondamentali, perché diciamo che c'è una certa complicazione, ma è necessaria, perché talvolta per l'appunto è una sfida delineare le differenze per l'appunto tra la sclerosi multipla, MOGAD e la neuromielite ottica. Quindi dobbiamo non solo tener conto dei sintomi clinici che sono molto simili, ma dobbiamo utilizzare anche degli strumenti e dei dispositivi più performanti, come per esempio la risonanza magnetica, i biomarcatori. E quindi devo dire che in questa riunione, in questo convegno, questo è emerso ed è molto importante. Adesso poi abbiamo anche accesso a nuovi farmaci specifici per queste malattie rare. Purtroppo sono molto costosi, quindi non sono accessibili a tutti i paesi nel mondo, sono accessibili solo nei paesi occidentali. E purtroppo queste condizioni, soprattutto la neuromielite ottica, queste condizioni riguardano soprattutto l'America Latina, l'Africa e il Medio Oriente. Per i cittadini di queste zone, di queste regioni, l'accessibilità è un problema. Quindi l'inclusività è fondamentale, assicurare l'accesso a questi farmaci e valutare anche la possibilità di utilizzare dei medicinali meno costosi ma altrettanto efficaci. Ho parlato anche di biomarcatori, perché finora non abbiamo dei marcatori relativi alla risposta, alla reazione al trattamento, in particolare per la neuromielite ottica, che è un po' diversa rispetto al MOGAD e alla sclerosi multipla, perché non è attiva per tutta la durata di vita del paziente, è molto attiva all'inizio della malattia, i primi 2-3 anni, ma poi naturalmente senza nessuna terapia comunque diventa meno attiva. Quindi per quei pazienti noi dobbiamo identificare quei pazienti per cui è necessario continuare la terapia e quei pazienti per i quali invece può essere interrotta. E ne abbiamo parlato anche nella sessione relativa, abbiamo parlato della de-escalation per questi pazienti, perché le terapie che abbiamo per la sclerosi multipla sono molto efficaci, però c'è sempre il rischio di infezioni, e dobbiamo chiederci di fatto, dobbiamo vederlo anche con voi, qual è l'equilibrio tra i benefici della terapia ma i rischi anche relativi e la necessità reale della terapia. Quindi dobbiamo prevedere una terapia dei pazienti sclerosi multipla per tutta la vita. Per i pazienti di neuromielite ottica la risposta è chiaramente negativa, ancora un po' diversa la situazione per MOGAD, che è una condizione che inizia appunto, cioè per la neuromielite ottica abbiamo pazienti pediatrici e pazienti la cui prima insorgenza è in età anziana.
Quindi quando c'è un'insorgenza, diciamo, precoce, la malattia va avanti per tutto l'anno, quindi non è possibile prevedere una de-escalation della terapia. Quindi questo è molto importante. Poi infine abbiamo anche i biomarcatori, stiamo lavorando per l'appunto su biomarcatori per la risposta alla terapia, ma qualcosa che è molto importante è decifrare e la ricaduta, quindi l'attività clinica della malattia rispetto alla pseudo ricaduta, dove abbiamo sì sintomi ma non riguardano l'attività della malattia ma altre cose come l'affaticamento o un'infezione. Talvolta per voi pazienti, noi clinici, è molto molto difficile fare una distinzione tra una ricaduta e una pseudo ricaduta, e le conclusioni sono molto diverse, perché se è una ricaduta dobbiamo concludere che la terapia proposta non è efficiente, quindi dobbiamo modificarla, ha un fortissimo impatto questo. Invece se è una pseudo ricaduta non dobbiamo modificare l'approccio terapeutico, quindi è molto importante per l'appunto trovare questa distinzione. E recentemente abbiamo dimostrato che l'attuale uso degli strumenti che abbiamo non è così efficiente, quindi nel prossimo futuro probabilmente noi utilizziamo un altro strumento, un biomarcatore, che è un prelievo di un campione ematico che ci consente di distinguere una ricaduta da una pseudo ricaduta. Ancora non lo si utilizza questo biomarcatore di routine, lo si farà in futuro in associazione con i sintomi, la valutazione clinica e la risonanza magnetica, ma per l'appunto avremo un quadro che ci permetterà appunto di fare una distinzione tra ricaduta e pseudo ricaduta. Questo è un elemento molto importante per tutti noi. Sì, Roman, proprio per l'inclusività noi dobbiamo tener conto anche dei pazienti sieronegativi, perché ce ne sono così tanti, quindi possiamo parlare anche del futuro dei pazienti sieronegativi, qual è la ricerca che si sta facendo e quali sono le prospettive future. Ebbene, non è la parola giusta, secondo me, il termine migliore. C'è un meccanismo non noto che è associato a questa condizione. Quindi di fatto non dobbiamo definirlo con qualcosa di negativo, ma qualcosa di non noto, e noi lavoreremo su nuovi criteri anche per misurarli e soprattutto definire chi sono questi pazienti che non rientrano nei criteri per l'appunto previsti per la neuromielite ottica, il MOGAD. Quindi avremo modo di caratterizzare meglio questa condizione, quindi sostenere la ricerca e alla fine proporre eventualmente nuove terapie. Quindi ci troviamo di fronte a una nuova era e spero che possa portare dei risultati, ma come lei ha detto, appunto, abbiamo ancora una situazione incerta. Sì, il MOGAD in particolare e la neuromielite ottica nei bambini, anche MOGAD, ebbene noi riteniamo che sia una malattia frequente per i bambini, quindi la ricerca sui bambini ci può consentire di comprendere meglio il meccanismo, e ritiene inoltre che il fatto che l'evoluzione della malattia sia qualcosa che ci porta allo sviluppo di questi biomarcatori. Ebbene, abbiamo parlato, abbiamo detto che la sclerosi multipla è rara per la popolazione pediatrica e anche l'NMOSD, però noi abbiamo molto da imparare dai suoi pazienti, i pazienti pediatrici, per la MOGAD, che è una situazione molto specifica, è diversa per quanto riguarda la storia naturale, anche diversa per quanto attiene ai meccanismi. Quindi vi sono dei pazienti che hanno solo un episodio, e questi pazienti non dovrebbero essere sottoposti a terapia, ovviamente con immunoterapia che ha un impatto sul sistema immunitario, soprattutto quello di un bambino,
che è in fase di sviluppo. Quindi dobbiamo confidare sulla sua ricerca per identificare quei pazienti che non hanno bisogno di trattamento e invece applicare questa terapia, questo trattamento a quei pazienti che ne hanno bisogno. Se è una domanda per entrambi. E per il nostro pubblico sia virtuale che in presenza. L'NMOSD e il MOGAD recentemente hanno conosciuto grandi evoluzioni, identificazione dei biomarcatori che sono commercialmente, che diventeranno commercialmente disponibili. Anche i prossimi 10 anni saranno interessantissimi nel nostro campo. Quindi la mia domanda è questa. Noi, in quanto pazienti, che cosa possiamo fare per contribuire ad un'evoluzione o un'accelerazione di questi processi? Inizio io, perché per l'appunto i bambini hanno sempre priorità, giusto? Non so se ci sono qui dei genitori con bambini affetti da MOGAD. Alzate la mano gentilmente. Ecco, possiamo vedere che di fatto è rara, ma comunque è anche relativamente frequente. Quando si parla di malattie autoimmuni. Ebbene, questo tipo di incontri è molto importante per tutti noi e per me anche, perché naturalmente innanzitutto noi dobbiamo conoscere il bambino e quando si parla di MOGAD pediatrica e anche NMOSD, la età mediana è piuttosto bassa, quindi dobbiamo comprendere di fatto che cosa stanno vivendo i bambini per sapere come trattarli e anche come vivono i genitori. Quindi dobbiamo conoscere queste condizioni e sapere quali sono le necessità principali. Questo è molto molto importante per noi. E poi naturalmente voi potete aiutarci proprio in quell'aspetto, darci queste conoscenze. Sì, vorrei dare un esempio del perché la vostra esperienza, le vostre sensazioni, i vostri sentimenti sono così importanti. Vi ho parlato di una nuova terapia per la neuromielite ottica che è molto efficace, quindi la valutazione del farmaco, del trattamento nel trial è molto efficace. E ci sono state 3 valutazioni, quindi i pazienti che hanno avuto una ricaduta, poi sono stati valutati dal neurologo. E nella prima fase c'era stata una valutazione di un esperto, di una commissione di esperti, anzi. E sorprendentemente c'erano 13 pazienti che avevano riportato dei sintomi, ma che non erano stati considerati effetti da una ricaduta né della commissione di esperti né dal neurologo. Però poi i biomarcatori hanno dimostrato che avevano ragione i pazienti, quindi noi dobbiamo ascoltarvi perché voi siete quelli che sapete meglio che cosa avviene al vostro organismo, che cosa avviene al vostro sistema nervoso centrale, quindi noi dobbiamo apprendere da voi. Quindi noi dobbiamo essere umili. Non abbiamo i migliori strumenti per sapere che cosa vi sta succedendo, quindi dobbiamo ascoltare i pazienti. Ottimo. Ci ho detto, adesso in quanto moderatore dico ascoltiamo effettivamente il pubblico se ha delle domande, quindi passiamo alla sezione domande e risposte. È evidente che bisogna prevedere un giorno in più nel calendario per queste patologie. Adesso se qualcuno vuole porre delle domande a panelist su quello che è stato detto in questa sessione, lo si può fare. Abbiamo ancora tempo per un paio di domande, ma poi ci sarà tempo per fare un po' di networking e avrete anche lì la possibilità di porre le vostre domande. Ci sono domande da parte del pubblico? Sì, io ho una domanda sull'intelligenza artificiale. Bruno ha parlato di uno studente che ha messo a punto un'applicazione. E state utilizzando o si può utilizzare per l'appunto l'intelligenza artificiale per condensare tutti i dati e quindi avere informazioni sullo sviluppo, l'evoluzione della malattia e prevedere anche magari l'insorgenza della malattia stessa?
Ma chiaramente l'intelligenza artificiale può fornirci dei servizi di grande interesse. Dobbiamo dominarla, dobbiamo porre la domanda giusta, ma abbiamo comunque constatato che l'utilizzo di algoritmi dell'intelligenza artificiale ci permettono di combinare i biomarcatori biologici con tutti gli altri elementi che abbiamo. Questo è stato fatto per la sclerosi multipla e quindi perché non farlo per quella pediatrica, per la MOGAD o la neuromielite ottica? Ci sono moltissime applicazioni, una l'ho citata all'inizio, l'approccio relativo alla diagnostica per immagini, ma possiamo anche mettere insieme dati biologici molto complessi attraverso l'intelligenza artificiale. Possiamo combinare tutti i dati possibili e quindi trovare un algoritmo che ci possa aiutare. E non è la soluzione di per sé, probabilmente, ma è un acceleratore, un grande catalizzatore per avere risultati e dati. Ci sono altre domande? C'è tempo ancora per una domanda, prego. Molte grazie. Voi venite da tutto il mondo, quindi forse potrete dare una risposta. Vista la grande importanza dei nuovi criteri McDonald e per l'appunto, visto quello che abbiamo detto finora, si sta parlando di effettuare uno screening per le persone a più alto rischio, qualche sistema sanitario lo sta prevedendo in modo da riuscire a individuare quelle persone che sono più a rischio. Sì, in alcune presentazioni qualcosa è stato dato, è stato detto piuttosto, le persone ad alto rischio. Bruno ha detto, per esempio, che caratterizzando per l'appunto l'EPV, aggiungendo anche informazioni genetiche e i fattori di rischio ambientale, ecco, questo probabilmente permetterà di dare una stima di rischio molto più accurata per quanto riguarda le persone che sono a rischio di sclerosi multipla o anche per la popolazione in generale. Con i nuovi criteri McDonald adesso sarà possibile effettuare una diagnosi sclerosi multipla con quei pazienti che sono stati identificati dallo screening, ma c'è molto lavoro da fare per convalidare questi metodi. E a quel punto trarre le conseguenze e dire, ebbene, se abbiamo sclerosi multipla preclinica e non sintomatica, dobbiamo prevedere una terapia o no? Perché non abbiamo ancora una soluzione in termini di terapia, ma penso che fra 5 anni più o meno avremo identificato i soggetti a più alto rischio e i soggetti ad alto rischio per i quali possiamo prevedere uno screening con una risonanza magnetica. Ma vi sono anche degli aspetti relativi ai costi. Chi finanzierà questa iniziativa? Adesso non abbiamo modo di ascoltare altre domande, ma avremo il networking successivamente. Quindi ringraziamo tutti i nostri fantastici panelist per aver condiviso le loro conoscenze con noi. Sì, sicuramente è stata una giornata della comunità dei pazienti estremamente interessante. C'è stata una partecipazione qui a livello fisico, ma anche online. E spero che voi abbiate meglio compreso che cosa si sta facendo e quello che noi ancora vogliamo comprendere per migliorare la vita di chi convive con la sclerosi multipla. Per me è un grande piacere, è veramente gratificante partecipare a questi eventi, è una comunicazione che va nei due sensi e io veramente questo lo apprezzo. E devo dire che rappresenta una conclusione eccellente del convegno ECRIMS che abbiamo tenuto con grande successo, secondo me, qui. E quindi è il modo migliore per concludere questo.
questo convegno. Quindi vorrei ringraziare anche gli altri panelist per aver partecipato, grazie anche al nostro pubblico sia qui in sala che online, e molte grazie anche al nostro fantastico moderatore. E do a questo punto la parola a Bruno. I think that everything has been said. Sì, direi che è stato già detto tutto. Anch'io vorrei ringraziare il panel, Brad, per averci utilizzato, per averci aiutato in questa iniziativa, e tutti per aver presentato le conoscenze, e tutti coloro che sono stati coinvolti. Questo è un concetto in evoluzione, quindi noi dobbiamo adattarci, perché di fatto questo evento sarà riprodotto anche al prossimo convegno ECTRIMS e ancora dopo, quindi sarà qualcosa di regolare questo incontro noi insieme. Quindi se avete dei commenti, per favore inviateceli, perché appunto noi siamo ben lieti di organizzare questo incontro anche le prossime volte. Quindi molte grazie anche alla società danese per la sclerosi multipla, e adesso possiamo dire che il convegno sia veramente concluso. È la seconda volta che concludo questo convegno. Grazie. Next year it will be in a nice city of Barcelona. L'anno prossimo ci ritroveremo in una bellissima città, Barcellona. Thank you, Bruno. Molte grazie Bruno, qualche ringraziamento da parte mia, molte grazie ai panelist sia della sessione 1 che della sessione 2 per il loro tempo, è stato un grande piacere partecipare, l'entusiasmo dei panelist mi ha contagiato, e vorrei ringraziare molte persone che sono dietro alle scene e che non hanno potuto partecipare oggi, il team del congresso, il team marketing communication, e un applauso anche per loro, perché senza di loro non avremmo potuto organizzare questo evento. Quindi grazie a tutti e grazie alla società danese per la sclerosi multipla e grazie ai partner di questo evento. È stato per me un grande privilegio essere coinvolto, quindi grazie a tutti del pubblico sia in presenza sia online. Sicuramente abbiamo avuto una giornata dei pazienti di grande successo. L'ultima cosa che vogliamo chiederci è innanzitutto di stare con noi per il networking, e poi se volete condividere i vostri pensieri, le vostre esperienze, c'è qualcuno nella sala che farà dei brevi video. Il vostro feedback è molto importante, perché noi vogliamo migliorare ancora l'organizzazione l'anno prossimo a Barcellona. Grazie per aver partecipato.